La prima cosa da fare è quella di smontare questa parte in plastica dove sono montati i tergicristalli. Utilizziamo una chiave da 13 per svitare i dadi ed eventuale c'è anche un cappuccio che li copre. Poi abbiamo tre viti, una a questo lato, una al centro e una nell'altro lato. Utilizzate un cacciavite a croce per svitare le viti e poi la chiave da 13 per i dadi. Io mi sono un po' avvantaggiato, avevo già svitato le viti e i dadi. Infatti, adesso li svito a mano. Vi ricordo che i tergicristalli sono a pressione. Utilizzate magari dello svitol per riuscire a toglierli. Non fate leva, assolutamente no. Non utilizzate né cacciavite né niente. C'è il dado, una rondella, togliete anche quella. Fatto questo, con un po' di forza tirate verso l'alto il tergicristallo in questo modo e girate un po' così in modo da smollarlo e levarlo via. È a pressione. Ok, uno l'abbiamo tolto. Procediamo con l'altro, stessa cosa. E abbiamo fatto. Qui poi ci sono delle viti, che sono tre in tutto. Poi tiriamo via la parte in plastica. E c'è il tubicino dell'acqua. Se vi disturba, smontate i tubicini oppure la mettete da una parte qua. Prossimo passo da fare è trovare il punto preciso per far passare i cavi dal motore all'interno della Panda. Quindi, una volta trovato il punto giusto, possiamo far passare i cavi dei sensori. Qui al centro troviamo una mascherina a protezione dei cavi elettrici in modo che così l'acqua non possa entrare all'interno dell'abitacolo. Ci sono due dadi ai lati che avevo già svitato prima e una volta tolti questi dadi con una chiave da 10 possiamo rimuovere tranquillamente la mascherina di protezione. La mettiamo qua. Bene, siamo pronti adesso per far passare il cavo rosso che va alla batteria, quindi positivo della batteria. Ho smontato tutto, abbiamo due fori sinistro e destro e qui alla parte destra ho fatto passare i cavi dei sensori e adesso faremo passare il cavo rosso della batteria. Lo facciamo scorrere per un po' e all'interno della Panda lo andiamo a tirare. Questo è il cavo rosso, abbastanza robusto. Ora, cosa molto importante è sistemare il cavo del sub. Lo facciamo scorrere praticamente qui sotto alla guarnizione. C'è abbastanza spazio, possiamo sistemare proprio nel punto dove va collegato alla batteria positivo. Lasciamo un tanto giusto e più tardi, verso la fine, facciamo il collegamento alla batteria. Mi raccomando, prima di procedere all'installazione del sub è consigliabile smontare i due morsetti negativo e positivo della batteria. Togliamo la corrente quando facciamo questi lavori. Allora, nel passo finale andiamo a installare un fusibile che va montato praticamente vicino alla batteria e siccome nel video del subwoofer attivo della Kenwood che ho montato nella Panda non avevo inserito il fusibile nella batteria, però era già presente all'interno della macchina. Comunque, di regola il fusibile, come giusto, va sempre inserito. Andiamo a tagliare. Usiamo una chiavetta brugola da 4 per poi far passare il cavo rosso che va direttamente all'interno della Panda. Faccio scorrere il filo direttamente qui nel cappuccio. Dopodiché andiamo con la chiavettina a svitare. Far passare il cavo
e stringiamo per bene. Dopodiché inseriamo il cappuccio di chiusura in questo modo, vedete, e lo stringiamo chiuso. Stessa cosa nell'altro punto. Bene, adesso procediamo, inseriamo l'altra estremità del filo al fusibile, stringiamo per bene. Una stretta non troppo eccessiva. Mettiamo anche qui il cappuccio di chiusura isolante. E il fusibile per il sub della mia Panda è stato montato. Ora, per fissarlo, utilizzerò del bioadesivo. Diamo una pulita per togliere il grasso e la polvere. Se no il bioadesivo non attacca. Sotto al fusibile applichiamo un foglio di bioadesivo. E posizioniamo così il fusibile, in modo poi, se ci sono problemi, lo possiamo anche sostituire. Posiziono in questo modo, ecco. Bene, adesso il fusibile del subwoofer attivo è stato montato. E vi ringrazio per aver seguito su come si passa il cavo rosso che va dalla batteria all'interno della Panda, me l'avete chiesto. Ovviamente importantissimo è installare un fusibile che va direttamente alla batteria. Bene, per oggi è tutto, ci rivediamo al prossimo tutorial da Tenore Informatico. Ciao a tutti!